Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui, come avrete letto ovviamente dal titolo, per andare a provare con voi due nuovi prodotti che ha sfornato Essence. Quindi oggi andremo a provare insieme i Color Boost appunto di Essence. Questi sono i prodottini che io oggi ho per voi, questi due. Vi faccio vedere meglio, sperando che la fotocamera metta a fuoco. Andiamo a vederli un po' insieme. Cominciamo subito. Queste sono le Color Boost Mud About Matte Liquid Lipstick di Essence. Ne ha sfornate abbastanza, ce n'erano tante nello stand, questa volta non era salito, cosa molto strana. Li ho visti e mi sono sembrati, a parte dei colori molto belli, molto portabili, che a me fanno impazzire, infatti se vedete tra i miei rossetti e tinte labbra, questi colori spopolano, soprattutto questo qua. All'interno hanno 8 ml di prodotto e hanno garantiti 18 mesi di durata. Andiamo a provare insieme. Io direi di partire con questo qui, chiaro, che è lo 05 Dangerous Yours. Ve lo faccio rivedere di nuovo e andiamo ad applicarlo insieme. Ecco qua, io l'ho applicato e devo dire che, cioè, mi piace un sacco. Diventa matte, ovviamente, diventa opaco, come vi ho già detto all'inizio. Il mio si sta finendo di seccare solo qui all'interno delle labbra, ma devo dire che si asciuga molto velocemente. Posso anche dirvi che non è uno di quelle tinte là, una di quelle tinte labbra che seccandosi, cioè, tipo vi prosciuga tutto oppure l'anima. Sembra molto confortevole, bisogna vedere un attimino la durata durante la giornata. Comunque, per i primi momenti, per il colore soprattutto che mi piace un sacco e per la confortevolezza sulle labbra, a me piace. Già da adesso piace, non me lo aspettavo sinceramente, ma devo dire che i rossettini di Essence non mi hanno mai deluso, soprattutto i lipstick. Le tinte labbra non le avevo mai provate, però insomma, sono rimasta abbastanza colpita. Andiamo a provare l'altro e vediamo cosa ne penso. Ok, applicato anche quest'altro, il colore è fenomenale e la stessa cosa vale per questo, nonostante sia un colore molto pigmentato. Allora, secondo me bisogna fare tipo una doppia passata, perché quando andate a sfumarlo così con le labbra tende a schiarirsi un po' come colore, ma questo è dovuto al fatto che sono, cioè, questo è un colore molto scuro, diciamo, molto scuro, si può considerare molto scuro. Mi piace perché non mi secca tantissimo le labbra ed è secondo me una cosa pazzesca. Bisogna, ripeto, vedere la durata e se va soprattutto a togliersi all'interno del labbro, ma questo magari ve lo dirò più in là, ve lo saprò dire più in là, perché per il momento sembra che non ce l'avete addosso, cioè lo sentite solo un po', ecco, qui sopra, e io lo sento un po' qui. Punto, basta. Per questo sono anche no transfer, perché ovviamente si seccano in un battito di ciglia. Io ovviamente sono rimasta piacevolmente sorpresa. Il mio voto per queste due tinte labbra è
al momento, senza considerare se vanno via, eccetera, 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 durata, e tutte queste altre belle cose qua, al momento è un bell'8. Perché, ripeto, non so la durata, eccetera, eccetera, man mano ve lo farò sapere negli altri video. Vi lascio il link ovviamente diretto al sito di Essence con tutta la descrizione dove potrete vedere l'inci, la durata, insomma, tutte queste belle cose qua, il prezzo, eccetera, eccetera. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, soprattutto fatemelo sapere con un commentino qui giù. Io vi mando un bacio grande e noi se vi va ci vediamo con un prossimo video. Ciao!